Adesso andiamo ad occuparci di un ritorno di fiamma, quello per il Teatro Dialettale. Ad Atri presentata una raccolta impreziosita da una delle voci più belle d'Italia, quella di Carlo Orsini, per decenni protagonista della Radio Rai Abruzzese, il servizio di Umberto Braccini. Vi raccontiamo di un libro e di una voce bellissima. Concezio del Principio ha 50 anni, nessuna velleità professionale, ma solo una forte passione che l'ha portato a scrivere la terza raccolta di poesie in dialetto e in lingua. Strumento arrivavamo alla casa, noi abbiamo una tiritera che non venne più. E vedete quanto è bravo, feiamo. Abbiamo tutto a me, è proprio un tesoro, feiamo. Questa cosa veramente non sono mai capita. E noi le tengo da domandare. Perché certe volte sono padre che tengo figli e l'altro giorno sono padre senza figli? Non è vero che la cultura non tira più. L'auditorium di Sant'Agostino d'Atri era pieno fino all'inverosimile. Bravo Concezio, ma quella voce che impreziosisce le parole scritte su quel libro fanno sicuramente da richiamo. Lui è un collega Rai, oggi in pensione. L'anagrafe ha sancito l'uscita dal ciclo produttivo. La voce dice ancora che lui è tra i migliori professionisti italiani. Carlo Orsini. Finalmente vestito della tua identità, gusterai allora la vera libertà e ti sentirai vivo. Quando proverai tutto questo, quando ti capiterà di andare controcorrente, quando avrai la forza di seminare le tue idee, allora sarai per sempre te stesso.